Ciao luride bestie, questo è Electric. In mano ho un bel amiibo. Sapete cosa ci faccio io con gli amiibo? Di solito li immergo nell'olio per poi dilatare ogni mio orifizio. Non ce lo faccio essere serio mentre dico simili cose. È un piacere in particolar modo se è dotato di spuntoni come questo, non siete d'accordo? Dopo questa intro a dir poco geniale vi lascio al video. Ciao carissimi leccamattonelle, non mi ricordo dove eravamo rimasti l'ultima volta, ma adesso lo scopriremo. Ho saputo che a qualcuno piace la mia voce velocizzata, quindi ne abuserò ampiamente. Super Mario Odyssey, holy shit, la multiluna in cima alle cascate, c'è un coniglio che ci aspetta e che forse anche lui gioca con gli amiibo e se li ficca in orifizi vari, ed è proprio lì che andremo oggi, signori miei carissimi. Perché mi sembra che ancora non possiamo fare nient'altro di più utile o divertente, ok? Mi sembra abbastanza chiara come cosa, che tra l'altro mi sono un po' allenato con varie mosse di Mario, con il tuffo, la rotolata, salto lungo e robe varie, quindi sto al top, signori, sto proprio al top. Innanzitutto non mi ricordo se qui l'ho presa la luna, l'ho presa? Sembrerebbe di sì. E vabbè, la lasciamo lì. Un altro modo per fare il giro del cappello è girare intorno a se stessi come i folli e poi lanciare il cappello. Voilà, per chi non sapesse come giocare con il Joy-Con, ecco. Ciao Coso, che dici qua? Senti, mi aiuti a spaccare il muro qui che devo salire. Dovrei salire. Papapum. Adesso voi, ditemi voi se non è geniale, che tra poco, a parte che non mi ricordo se l'ho fatto nello scorso video, ma in caso lo rifaremo, ma tra poco giocheremo a Super Mario Old School, bebe. In effetti ora ricordo, l'ho fatto questo pezzo, a me. Scusate la mia memoria pessima. Infatti da questo lato, se non sbaglio, c'era una luna. Sì, che già ho preso. Quindi ciao bella. Pa-pa-pa-pa-pau. Senti zio, io non c'ho tempo di giocare con te. Ti devo usare un attimino. Oh, ma te levi dalle palle? Guarda te quest'altro. Ah, giocheremo a biliardo qua. Perché è l'unico modo. Eccolo là. Scusate, stavo passando che devo sconfiggere Agonia Gigante lì. Salve signora Agonia Gigante, come sta? Lei che dice? Lei che dice vuole farsi una chiacchierata? Parlare di cose interessanti? Oh, ma lei ha ben 3 lune al collo, la signora. Cosa? E così vorresti riparare il tuo cartoccio volante? Che assurdità! Ti sembra che abbia voglia di regalare lune a destra e manca? Zozzo, proprio a te poi avanzo di cibo da catenaccio. Sai che ci fo io con i catenacci? Beh, meglio se non te lo dico, perché sennò arrossisco, hai capito? E quindi adesso questa vuole fare a botte, letteralmente. E noi a botte faremo, perché è ovvio che qui è abbastanza scontata la soluzione. Devi prendere il catenaccio e darglielo in faccia. Capisci come funziona? Glielo devi dare sui denti. Se non glielo dai proprio sui denti, è un problema. Wow, guardate, l'ho schivato per un pelo proprio. Grazie alla rotolata. Ah, scusa, togli del cappello, grazie. Adesso vieni a giocare con me. Non mi dai schiaffi, sa, stai calma. Becca di questo sui dentini. Ne ha uno solo di dente lei. E noi stiamo cercando di fare il possibile per romperglielo. Scappa, scappa, scappa con la rotolata. Senti zio, ultimo colpo immagino. E gli pacchiamo il dentino. No, no, ferma, ferma, mi vuole dare gli schiaffi? No, quasi, stai calma. A cosa? Beccalo sul dentino. Oh, guardate che bella foto da ricordare. E fu così che ci siamo portati a casa la vittoria. Lei è morta, ci lascia ben 3 lune la signora, che noi sempre con grazia e felicità ci portiamo a casa. Hai capito, zio? Mario, hai visto? Ci siamo presi una luna, porca zozza, anzi ne so 3. Ma pensa a Deo! Ma ti piace queste lune? Io sai che c'è fuoco le lune. Meglio se non te lo dico, perché la loro forma mi ispira a cose. Meglio se non te lo dico. Ebbene, ora ci siamo. Mario festeggia e noi dobbiamo ascoltare questo. Evviva! Abbiamo trovato la ultima luna! Ha l'energia di 3 lune e dovrebbe essere in grado di far partire la nave senza problemi. Hai capito? Vediamo se riusciamo a farla partire. Lanciami su quel mappamondo. E vabbè, fammelo un po'. Vediamo un po' che succede. Una miseria, mo' gli diamo tutte le lune a sto coso e lo rimettiamo in funzione. Quindi da una ce ne abbiamo 6. Una miseria, porca zozzina, porca zozzetta. E mo' dove ce ne andiamo? Non si sa. La Odyssey è stata rimessa in funzione. Wow! Ora possiamo raggiungere il regno delle sabbie. Forse andiamo a salvare Tiara. E tacci! Tiramelo capitano di questa nave. Se ne sogna, seleziona il regno delle sabbie e premi. Saremo lì, ma che non si dica. Senti ragazzo, io non voglio andare a nessuna parte. Hai capito? Perché so che qui se può pia tanta altra roba magica. Stai calmo. Tu non c'eri prima, zio. Però adesso mi sarai utile per rompere sto coso. Sto coso, guarda un po', c'è un tubo. Io dentro i tubi mi ci ficco. E c'è una luna qua su. Easy peasy proprio. Quindi adesso questo mondo
questo mondo primario è totalmente popolato da nuove lune. Hai capito? Sì, tante nuove lune. E noi ce le andiamo a prendere tutte quante, una per una porta, visto? Vi basta che rinizi a girare un po' le zone in cui già sei stato e suppongo tu ne possa trovare tante. Oh, la gente qui in mezzo, io vi ammazzo, fra poco però, prima più il dinosauro. Almeno è più facile uccidervi e farvi del male. Del male molto serio, che vi faccia soffrire. Sì, la sofferenza. Oh, come mi piace far soffrire le bestiole qui. Piccole bestiole. Vieni un po' qua. Oh, sì, guarda come bacciacco, ve schiaccio. Ah, così. Sono un dinosauro e pacco le cosette e me butto di sotto, così, tanto per... E era qui la luna. Voi direte, come facevo a saperlo? Beh, perché ho preso solo questa a casa da solo. Quindi, no, non volevo lasciarlo perdere. Devo tornare con te perché quella luna sta un po' troppo in alto per i miei gusti. Quindi devo prenderla in forma dinosauresca, ecco, che volevo dire. E adesso finiamo un po', tanto così, per puro divertimento, frivolo divertimento, a uccidere altre bestiacce. Ci hanno tante monetine, a gratis, tante monetine per me, e per te, per la mamma, e per il papà, per tutti quanti. Noi picchiamo le persone e schiacciamo le bestiole di Satana, hai capito? Tuffo micidiale! Atterraggio incredibile. Ecco, qui c'è un altro tubo, ma non so dove porti. Ah, qua, ok, mi aspettavo qualcosa di meglio. Tuffo micidiale, rotolata micidiale, salto addosso al muro. Wow. Oh, ci stai fucking monetoni lassù, oh. Attenzione, quelli ci servono. Guarda quanti monetoni, guarda qua, porca zozza. Tuffo micidiale in acqua. E qui prima c'era un passaggio chiuso, improvvisamente no, quindi qui c'è una luna. Hai capito, zio? Un'altra? Cioè, portiamo tutte a casa, ne abbiamo quante ne vuoi, zio. Oh, ma lì c'è una luna, così, lì, tranquilla, appoggiata, io me la vado a prendere, easy peasy. Lemon squeezy? Perché cito Surry? Non lo so. Ciao, zio, come va? Te lo pian culo? Bravo. Signori, ma perché non usare un amiibo, visto che di solito stanno lì a prendere polvere, io dico, usiamolo, no? Certo che voglio usare un amiibo, zio, allora, tieni premuto e quante cose devo fare insieme, oh. Ah, tengo premuto la freccia e poi l'appoggio qui, easy peasy. Cosa succede? Dunque, questo amiibo è Mario. Pensa un po', ci sei arrivato. Non sei così scemo, cosetto. 5 minuti, quindi dopo devo ripassare. Ho anche una sorpresa per te. Ah, quindi mi ha sbloccato un costume, ragazzo. Quell'amiibo lì mi sblocca un costume. È un Mario sbiadito. What? Dovrebbe essere tipo Mario old school. E vabbè, noi ce lo prendiamo. Non so cosa sblocchino gli amiibo, ma ne ho circa 30 qua, quindi lo scopriremo prima o poi. Adesso sto tizio, se gli dai 50 monete, ti dice dov'è una luna. Però io non voglio regalargli i soldi così, perché non se li deve meritare quello zozzo, hai capito? Non è che noi abbiamo i soldi per tutte le famiglie di Todd là fuori, tutti quegli aguzzini di Todd. Ma tu guarda qua se c'è un buco a forma di bersaglio. Mo ci tiro questo e cosa succede? Ah, niente luna, solo monetine. Vabbè, mi aspettavo una luna a gratis, invece no. Però all'orizzonte altri fucking monetoni, signori. Monetoni per tutti. Chi ha detto monetoni? Qualcuno ha detto monetoni? Qualcuno ha detto monetoni, fucking monetoni per tutti. Oh, me ne mancano solo 7 qua. Qualcuno ha detto tubo verde? Mi ci ficco. Qualcuno ha detto altri bersagli a forma di buco, altri buchi forma di bersagli, quindi questo è tipo un gioco di biliardo, vedi come lo lancio, lo sparo, colpo su colpo, sai come funziona, no? La trasmissione della forza cinetica, cos'era, la prima o la seconda legge di Newton? Non lo so, ok? È tanto che non studio fisica, ma questo qua lo dobbiamo colpire un pochino di lato per mandarlo di là. Hai visto? Ma sei fortissimo, Peo, wow! Senti, Peo, ma dove hai imparato a tirare i testicoli giganti? Beh, c'era all'università le lezioni di testicolancio. Ti piace? Il testicolancio è una roba che non tutti possono fare. Guarda che roba, un triplo addirittura. Cioè, qui mica se può. Ciao, mica stiamo scherzando. Mica siamo qua a indossare le ciaspole e a prendere le lune a caso. No, noi le prendiamo sempre con stile, le lune. Questo bisogna che lo impariate. Qui c'è un passaggio segreto. Segreto. Quindi un ultimo gioco di testicolancio, quindi questo è un po' più complicato, questo dobbiamo prendere parecchio di lato, vediamo, no, non ci sono riuscito, vediamo un po' se ci riprovo, un po' non troppo di lato, così, pam, perfetto signori, perfetto, quindi doppia luna in poco tempo, ma la cosa sorprendente di questo gioco e di come hanno voluto impostare le lune su questo gioco è che ce n'è una quantità industriale in ogni livello. Vedete, in questo livello ce ne sono ben 25. Quindi prendiamone un po' prima di andare al prossimo, io direi, no? Questo è solo un video che probabilmente si chiamerà Prendiamo tante, tante lune. Però è troppo stupido come titolo. Lo chiamerò solo Tante, molte, lune, assai.
Tante molte lune assai, mi sembra un ottimo titolo. Wow, mi stavo per buttare sotto, ho fatto un tuffo all'ultimo, signori, incredibile, qui c'è un cuoricino. E qui c'è una porta nuova, in cui l'episodio scorso c'era un sasso lì. Capito come cambiano le cose? Allora, innanzitutto sono abbastanza sicuro che qui c'è qualcosa, qua su. Tante monetine per me. Ciao Cosi, come state? Che state a fare? Sì, primo piano, grazie. Molto gentile. Ciao Coso, come dici? Che dici? Che vai dicendo? Guarda un po' come ti slancio qua, ammazziamo tutti. Ole. Pim 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 pim. Io mi faccio portare fino in alto perché è abbastanza scontato che qui c'è un segreto, ok? Toppeo, ma come hai fatto? Ah, ma non c'era un cazzo se non delle monete? Non ci posso credere, ci deve pure essere stato qualcosa in più, dai. No, non c'è niente lassù. E no, signori, solo monete c'erano qui, pensavo ci fosse una luna. Qualcosa di meglio, insomma. Sì, primo piano, grazie. Lei secondo piano, molto gentile. Ma aspetta, aspetta, aspetta un po'. Cosa c'è qui sotto, signori? Riesco ad atterrare senza uccidermi? Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Voilà! Numero 1, Mario, in my house, in everybody's house. Adesso noi dobbiamo, in modo abbastanza scontato, utilizzare il guscio di questo zozzo per rompere il cosetto sotto là. Quanto scontato da 1 a 10? Beh, un bel po'. Mi sta inseguendo, mi sta inseguendo, mi sta inseguendo, mi sta inseguendo, mi sta inseguendo. M'ha preso, eccolo là. E c'era una luna qui dietro. Hai capito i segreti che ci sono in questo Mario? Sono tanti tanti, Meno male che io ho l'occhio aguzzo, aguzzino. Pi 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 piu, piu. Ok, torniamo a fare cose serie, a cercare altre lune più scontate. Ti pare che qua su non c'è un segreto? Proviamo prima di qua. Voilà! Oh, voilà, signori, avete visto? Voi non lo sapevate, basta tenere sempre l'attenzione accesa. Mi mancano 3 monete, 3 fucking monetoni. Qualcuno ha detto fucking monetoni? Non ho sentito bene. Fucking monetoni! E qua c'era un'altra signora luna. Voilà, ragazzi, siete in troppi qui. Lasciatemi passare, grazie. Wow, tante monetoni! Attenzione, le prendo o non le prendo? Le prendo. Allora, a me mancano 3 tra fucking monetoni. Dove li trovo? Devo ricontrollare solo se sopra, qua in alto, è cambiato qualcosa. Cosa rispetto all'ultima volta che ci siamo stati. Mi sembra che sia tutto nella norma. Oh, ma lì c'è un Todd. Guarda un po', c'è un Todd lì sotto. Lo vedete? Sì, però lo vediamo. Mica siamo scemi, oh. Ma se ci facciamo una foto qui? No, anzi, sai dove ce la facciamo? Qui sopra. Ci facciamo una bella foto. Olè, questa è la posizione precisa proprio per la mia foto. Adesso devo capire come fare lo zoom per bene, perché non capisco i comandi. Posso addirittura inclinare, hai capito? Posso cambiare il filtro. Guarda che roba! Guarda che roba, bellissimo! Allora, per il bene di una foto fica, adesso facciamo una cosa un po' matta, ok? Wow! Olè, così. Questa mi sembra che verrà fuori per forza una foto assurda. Non mi funzionano i comandi. Vabbè, adesso funzionano. Questa mi sembra una foto abbastanza decente. Scattiamo. Fatto. E adesso dobbiamo riteletrasportarci lassù perché abbiamo perso letteralmente molto tempo. Voi? Questa anche mi sembra una gran bella foto. Clac. Direte voi, ma però non hai nient'altro da fare? Tipo prendere lune? No, non siamo su questo canale per progredire nel gioco. La parola chiave è perdita di tempo. Guarda un po' sto tizio. Ah, questa è una di quelle cose a tempo, vero? Sì, senti già l'orologio come squicca. Triplo salto, molto easy, preso. Oh, guarda i 3 fucking monetoni che mi mancavano. Li vedo là sotto. Andiamo dai fucking monetoni. Fucking monetoni per me. Fucking monetoni per me. Wow, stavo per cadere. Yeah, qualcuno ha detto fucking monetoni. Qualcuno ha detto fucking luna. Guardate quanto sono bravo con i comandi di Mario. Tun, torna indietro, poi torna indietro. No, ho sbagliato. Allora è così, no? Torna indietro, tuffo, tuffo. Torna indietro, 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 tuffo. Queste non so che cacchio tocca fargli a sti scatoloni qua d'acciaio. Però qui, eccoli il nostro piccolo Todd. Adesso ci andiamo piano piano, con calma. Attenzione, attenzione. Attenzione! Oh, ce l'ho fatta per un pelo proprio. Mario! Che piacere incontrarti! Sono proprio io! Capitan Todd! Ho deciso di usare un'altra parte per spezzare il pezzo. Questo nuovo piano sempre fosse rari. Ha trovato la luna durante le mie ricerche. Prendi, tutta tua! Ed ecco qua Todd, che la cui voce non è una cazzata da fare, ci ha regalato una signora luna, ok? Adesso dico che possiamo tornare a vedere cosa ci ha dato il nostro signor Amiibo. E ne usiamo anche un altro, perché no? Tu parli con lui e ti dice: e là, ti stavo aspettando, la ricerca di Mario si è conclusa. E nella mappa ci fa vedere, c'è una luna lì, ok? Adesso andiamo proprio in quel punto lì.
Ma prima di andare in quel punto lì, ne usiamo un altro di amiibo, magari di Zelda, e devo uscire da qui per prenderlo. Ho qui l'amiibo di Link Arciere, adesso lo utilizziamo, lo posizioniamo sull'apparato lettore di amiibo, pip, e adesso lui mi dirà, ma che diavolo è sta amiibo? Oh, è Link! Yay! Perfetto, baffetto! Non mi dà nulla di più, nessun costume o cose bonus, ma se lo utilizziamo al di fuori del robottino, qualcosa dovrà succedere. Ci ha regalato delle monete e basta. Se utilizzo il Link di The Twilight Princess, cosa succede? Che ci dà solo monete. In poche parole, serve un cazzo. Se utilizzo Yoshi, solo monete. Se utilizzo Bowser, cosa succede? Oh, me lo pio o no? Non me lo prende questo? Non me lo prende. Uno di Splatoon, cosa succede? Un cuore, vuoi? Ti appisoli Mario, come sempre? Te frega un cazzo, vero? Di quello che famo su questo canale. Guardalo lì, sto zozzo. Beh, a questo punto chiudiamo questo video così. Abbiamo preso ben 11 lune in questo episodio. Hai capito? Forse di più, perché qualcuno le abbiamo buttate nella Odyssey, o almeno così si chiama. Beh, se ti è piaciuto questo video, ricordati di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, sempre ricordando che stavi guardando Electric. Oh, ma c'è un uccellino sul naso di Mario. Sto zozzo. Se gli scappa la cacchina, se la mangia lì Mario.